Buongiorno, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, ultimo video di febbraio. Non è vero, no, no, primo video di marzo in cui cerchiamo di fare un piccolo... Sono già disperata perché tanto so che adesso dico voglio leggere questo, questo, questo e quell'altro e poi se in tutta questa lista che faccio riuscirò a leggere effettivamente un solo libro dovrei festeggiare, quindi, cioè, perfetto, bene, insomma, ma dovremmo morire, ma vabbè, non importa. Tra l'altro avevo messo questo libro nella lista, ma l'ho quasi finito, quindi direi che lo togliamo, facciamo da capo. Oggi andiamo a definire un po' quali saranno le mie letture di... Ma io volevo mettere lo smalto. Vabbè, capita. Andiamo a definire un po' quali saranno le mie letture di... della primavera, mettiamola giù così. Prima di continuare a dire cose senza senso in questo video, vi ricordo di andare a guardare il link in descrizione e di iscrivervi al canale, perché voglio dire, in questi primi minuti vi ho dato assoluta fiducia. Vi ho dimostrato quanta qualità si può ritrovare in questo canale e andate a cliccare su tutti i link qui sotto in cui trovate sia Instagram, Twitch, la pagina Facebook, però voglio dire chi lo usa ancora Facebook e tutti i link di affiliazione se volete comprare alcuni di questi libri. Tramite quei link io ricevo una piccola percentuale. Quindi, ora che è arrivato anche il gatto, senza perderci in ulteriori farfugliamenti da parte mia, andiamo a vedere quali sono i libri che vorrei riuscire a leggere da qui a fine aprile, quindi in 2 mesi. Considerando che io leggo in media dai 3 ai 4 libri al mese, ne ho presi fuori 7, quindi dovrei essere nel mio range. E dovrei riuscire a farcela. Salve, sono quella che sta montando il video 2 secondi dopo che si è messa lo smalto e che lo sta già rovinando. Tra l'altro, io all'inizio dell'anno avevo fatto una bellissimissima cosa, lista, un file Excel, in cui avevo messo tutti i libri che avevo in libreria e che dovevo ancora leggere, divisi per i vari mesi, così che avrei saputo cosa e quando leggere per recuperarli tutti, tipo nei primi mesi dell'anno. Siamo a fine febbraio, quindi l'anno è appena iniziato e io ho già sfanculato tutto il piano bellissimo che avevo fatto e probabilmente succederà di nuovo questa cosa con questi libri, quindi non lo so, datemi il vostro sostegno come a Goku per fargli fare quella cosa che non mi ricordo cosa fosse, però insomma, niente, torniamo a montare. Tra l'altro in questo periodo io sono in fase binge qualsiasi cosa, nel senso vorrei vedere tutte le serie, vorrei leggere tutti i libri, vorrei scrivere, disegnare. Qualsiasi cosa, il problema è che mi scontro con la realtà, che esige da me una cosa chiamata riposo, tra le altre cose. Quindi, se devo creare contenuti, lavorare e anche ogni tanto dormire, considerando che per fortuna le interazioni sociali al giorno d'oggi sono ridotte al minimo. E non posso passare la mia giornata soltanto a leggere e perfetto, quindi sono nella situazione costante di frustrazione perché ogni volta che faccio qualcosa vorrei essere a farne mille altre, ma purtroppo sono limitata dal fatto di essere soltanto una e con anche le capacità di attenzione ogni tanto minime. Non perdiamoci, andiamo a vedere quali libri vorrei leggere questa primavera. Partiamo da questi che sono i primi 3 libri di Storie senza tempo, ovvero la raccolta RBA che esce in edicola e che appunto raccoglie le più grandi scrittrici donne dell'Ottocento. Comunque sto sfogliando ora e belle queste edizioni, però una pagina.
non le 3.000 pagine di introduzione dei classici soliti, però una pagina con tre righe di biografia dell'autrice in questione non sarebbero state male. Tipo l'anno di pubblicazione del libro, l'anno di nascita e di morte della scrittrice, due cagatine sulla sua vita, giusto per dare al lettore che becca questi libri in libreria a caso un inquadramento su dove siamo nel tempo. Non sarebbe male. Io di queste autrici so pochissimo. Le cose che so è che sono le povere disgraziate che vengono citate in continuazione nei libri brutti, però a parte questo so veramente poco. Ho letto qualche estratto di Piccole donne in un libro di antologia, ho visto qualche spezzone dei film su Cime tempestose e Orgoglio e pregiudizio, insomma anch'io so pochissimo e dovrò andare su Wikipedia, insomma, o su, vabbè, Google in generale. Vista la collezione che appunto racchiude tutte queste donne scrittrici, sarebbe stato carino avere una piccolissima introduzione. In ogni caso, il mio grandissimo obiettivo con questi sarebbe fare le differenze con i film più famosi che hanno realizzato basati su queste opere, il che vuol dire che ci metterò un po' di più a leggere, ma ce la possiamo fare. Inoltre mi sono, cioè, abbonata, ma dubito che mi arriverà mai qualcosa, non lo so. Boh, chissà. Sempre riportando in auge le differenze, ho preso La regina degli scacchi dopo aver visto la serie TV. E devo dire che ho già letto i primi capitoli e mi sta piacendo veramente tanto. E le differenze non sono tantissime perché creando una serie TV da un libro di 300 pagine, ovviamente hai spazio per inserire tutto quello che accade. E bene, quindi, bene perché finalmente si possono creare trasposizioni veramente degne, ma d'altro canto male per due motivi. Il primo è assolutamente personale, perché se nella trasposizione c'è già tutto, io che ci sto a fare, faccio la fame. Seconda cosa, il bello delle trasposizioni cinematografiche e anche il brutto ogni tanto è che devono scegliere, non possono riprendere tutto quello che c'è nel libro, quindi devono scegliere che cosa mettere e come raccontarlo. È necessario cambiare la storia. E molto spesso facendo questo si dà un altro punto di vista, si dà un altro taglio, quindi si sceglie un messaggio diverso, si creano punti di vista che non esistono nel libro, perché magari nel libro è visto solo dal punto di vista della protagonista in prima persona, mentre nel film hai un respiro più ampio e quindi mostri anche personaggi che nel libro non venivano presi in considerazione più di tanto. E dai più risalto a elementi acustici, la musica, le colonne sonore e ovviamente visivi. Questo in effetti è stato fatto perché dal punto di vista visivo è molto iconica La regina di scacchi e vabbè, l'attrice è incredibile, credo che se non avessero preso questa attrice non sarebbe stata la serie che è stata, quindi per questa cosa effettivamente va bene. Però insomma, sono un po'. Mi sto prendendo un po' il brivido della scoperta delle trasposizioni e quindi credo che questa sarà una delle poche serie che tratterò facendone le differenze effettivamente, a parte ovviamente Sei di Corvi e la Grisha Trilogy, perché devo. Continuando con libri di cui voglio fare le differenze, io adesso basta, mi guarderò il Grande Gatsby. Quello con Leonardo DiCaprio, guarderò il film con Leonardo DiCaprio e in teoria ci dovrebbero essere anche versioni antecedenti, ma dai, prendiamo il più famoso e leggerò finalmente il libro che mi è stato spoilerato da After. Vabbè, quindi
Vediamo. Sono molto curiosa, l'ho preso un sacco di anni fa questo libro e lo sto rimandando da troppo tempo. Quindi, dai. Ho comprato Il superstite di Wulf Dorn, autore della psichiatra, un thriller psicologico che ti tiene veramente col fiato sospeso e soprattutto ti fa fare viaggi assurdi. Io ho amato questo autore, ho già letto due libri, però mi hanno detto di andare in ordine perché ci sono alcuni personaggi che tornano e alcune cose che si collegano tra di loro. E quindi sono andata diligentemente a guardarmi l'ordine dei libri e ho scoperto che questo è il secondo subito dopo la psichiatra. Quindi, visto che un mio intento di quest'anno è recuperare tutti i suoi libri, partiamo. Siamo già arrivati al terzo mese dell'anno, quindi direi che ci diamo una mossettina e leggiamo Il superstite. Ora, credo che, tra l'altro, farò un mega ordine sul libraccio in cui recupererò tutti questi libri. Il mio tallone d'Achille, lì da un sacco di anni, ho sentito dire che è bello ma che è molto pesante, lento, eccetera. Quindi mi mette ansia pensare soltanto di leggerlo, però basta, basta farsi prendere dall'ansia. Tra l'altro, adesso sto leggendo Un antropologo su Marte di Oliver Sacks, che è incredibile. L'ho letteralmente divorato, anche se ci ho messo un po' perché poi sono stata presa da altre cose. E vorrei leggere anche tutti i libri di Sacks e vorrei continuare sul filone neuropsicologia. Madonna santa, vorrei anche leggere i libri di saggistica di Dario Bressanini e Beatrice Mautino, rispettivamente, che parlano di cibo e alimentazione, OGM, bio e tutte quelle faccende lì, e di cosmetici. Quindi credo che appena arriverà nelle mie tasche uno stipendio, spenderò tipo una metà dei soldi su libraccio e comprerò tutti questi libri solamente per averli là e rimandare di 3 anni la loro lettura, come faccio sempre. Altro libro che voglio leggere appena scopro quando esce After sarà After 3, perché noi, cioè, perché allora, non ho letto After 1 e After 2, ma ho saputo che cosa accade nei libri. E ho scoperto che i film tagliano tutte le scene più trash, più imbarazzanti. Quindi, in attesa del terzo film, leggerò, forse in live, forse da sola, e poi lo racconterò, leggerò After 3 per vedere tutte le cose da dementi che è riuscita a inventarsi Anna Todd. L'esaltazione, no? Per le cagate, l'esaltazione per le cagate. Bene, questa dovrebbe essere la mia primavera di letture. Sono tutti libri che sto rimandando da mesi, letteralmente da mesi, perché i primi due libri di Storia senza tempo poi li ho presi ad aprile scorso, a marzo scorso. Piccole donne l'ho recuperato solo adesso, però insomma, tutti libri che sono nella mia wishlist e nella mia TBR da anni probabilmente. Quindi basta, è arrivato il momento di sfruttare questa voglia di leggere che mi è presa per recuperarli tutti. Noi ci vediamo venerdì con teoricamente le letture di questo mese, in cui parleremo di Piranesi, il Museo delle Promesse Infrante e di Oliver Sacks e di A un metro da te, anche se più o meno l'abbiamo già trattato. Vi ricordo di andare a iscrivervi a questo canale, attivare la campanella e lasciare un mi piace, condividere questo video e soprattutto nei commenti condividere con me quali sono le vostre future letture. Se avete letto questi libri, invece, ditemi cosa ne pensate e quali sono quelli più avvincenti. Seguitemi su Instagram in cui vi aggiornerò sulle mie, su come vanno le mie letture. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!